Buongiorno amici e amiche, buon mercoledì 25 maggio 2022. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, versetti 12-15. Disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Avere Dio come Padre significa essere figli che sanno tutto di Lui. Questa conoscenza profonda del Padre è proprio di chi ne possiede il suo spirito, la sua intimità. Gesù conosce il Padre, ce ne dona lo Spirito. E nel battesimo, ricevendo quello Spirito in noi, diventiamo figli amati e siamo resi partecipi della sua realtà divina. Come ogni ascolto, se attento, se ne avvertiranno anche le sfumature. Anche il non detto diventa eloquente. Ma se restiamo superficiali, come cristiani mediocri o per tradizione, saremo come sordi e non riusciremo a comprendere la realtà profonda di Dio. Non siamo diversi da Lui, dobbiamo solo sforzarci di accoglierlo invocando ogni momento il suo Spirito, che ci abiti, che ci guidi, sempre. Buona giornata a tutti!